Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TEF Channel, la seconda edizione delle telegiornali dell'Umbria che apriamo parlando dell'esplosione della villetta bifamiliare avvenuta questa notte in località Montemezzo di Valfabbrica che è costata la vita purtroppo ad un uomo di 59 anni e sono rimaste ferite anche altre tre persone. Vediamo. È stata probabilmente una fuga di gas a provocare l'esplosione della villetta bifamiliare nella campagna di Valfabbrica, esplosione che è costata la vita ad un 59enne di origini indiane che viveva con la moglie al primo piano dello stabile. Lo scoppio ha interessato intorno a mezzanotte proprio i locali al piano superiore, provocando anche il crollo del solaio. La donna, un'italiana di 70 anni, è rimasta ferita e dopo i soccorsi del personale delle 118 è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Perugia, avendo riportato diversi traumi. La donna non sarebbe però fortunatamente in pericolo di vita. Ferite non gravi e ricovero in ospedale invece per i due stranieri che abitavano al piano terra dello stabile. Come detto, l'esplosione si è verificata probabilmente a causa di una fuga di GPL. Questa è l'ipotesi dei vigili del fuoco, che sono comunque ancora al lavoro per stabilire da dove e per quale motivo si sia originata la perdita di gas. Il 59enne morto è stato trovato tra le macerie proprio dai vigili del fuoco, per lui i soccorsi sono stati vani. Nella località dell'esplosione, Montemezzo di Valfabbrica, sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Gaifana, Assisi, Foligno e Perugia, anche con una autoscala. Gli accertamenti sono condotti invece dai carabinieri delle compagnie di Assisi e Gubbio. E veniamo adesso ai dati Covid relativi alle ultime 24 ore. Si ferma per un giorno il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria, che restano 639 stabili in base ai dati riportati dalla regione. Sono stati infatti registrati 11 nuovi casi a fronte di 1.405 tamponi, 11 anche i guariti, 14 ricoverati nei reparti ordinari, più uno rispetto alla giornata precedente, un più uno anche in terapia intensiva. I decessi invece rimangono fermi a 1.423. E nella settimana 30 giugno, 6 luglio migliorano i principali indicatori della pandemia da Covid in Umbria, lo rivela il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Dallo studio emergono infatti 74 casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, dato questo in miglioramento con un meno 36,5% di nuove infezioni rispetto alla settimana precedente. E veniamo adesso invece ai numeri delle vaccinazioni nella nostra regione. 531.461 sono gli umbri vaccinati con la prima dose, il 68,9% e il 38,5% invece della popolazione regionale ha completato il ciclo vaccinale, 298.788 persone. Nell'ultimo giorno sono state effettuate 9.458 somministrazioni per un totale di 813.347 su più di 900.000 dosi consegnate, con una percentuale, come vedete dalla grafica, dell'87,1%. Programmazione europea, innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico, turismo, ma anche marketing territoriale dell'area interna, transizione ecologica, digitale e PNRR. Sono questi i temi principali al centro del protocollo d'intesa firmato proprio oggi a Foligno tra Sviluppo Umbria e le sue omologhe di Abruzzo e Marche. Allora, a proposito di questo, sentiamo proprio le parole dell'amministratore unico di Sviluppo Umbria, Sciurpa. Dunque, l'accordo è un risultato finale di una giornata veramente intensa di contributi a partire da questa mattina con il nuovo dirigente regionale per la programmazione europea, Paolo Reboani, che ha portato i saluti dell'assessore Agabiti e che ci ha già dato degli indirizzi attraverso i quali muoverci e quindi delle indicazioni per il futuro e per la collaborazione fra le tre agenzie di sviluppo di Umbria, Marche e Abruzzo. Inoltre abbiamo oggi ricevuto tanti contributi sia dalle agenzie stesse con delle proposte di progettualità già da implementare, ma poi anche da altre partecipate regionali sia dell'Umbria che delle Marche,
come per esempio per quanto riguarda l'Umbria Gepafin, con il contributo del presidente Carmelo Campagna, che ha ricordato quanto sia necessaria anche la componente finanziaria, bancaria, quindi il coinvolgimento con le istituzioni che dialogano con le imprese direttamente e anche il sistema bancario. Inoltre c'è stato un intervento importantissimo del presidente ANCI Umbria, Michele Toniaccini, il quale è oggi molto entusiasta perché attraverso l'expertise e la disponibilità di Sviluppo Umbria nella collaborazione con ANCI Umbria stiamo per firmare un accordo anche con loro perché possiamo mettere a disposizione dei comuni dell'Umbria un'assistenza tecnica importante in materia di europrogettazione e di assistenza per la progettazione e l'accoglienza del PNRR. Da Foligno a Perugia, esattamente nei Piazzi Italia, dove stamattina si è svolto un flash mob degli agricoltori di Coldiretti sulla questione cinghiali. Credo che la giornata sia una giornata particolare, particolare per tanti motivi. Innanzitutto perché abbiamo portato su questa piazza un numero molto importante di persone e soprattutto abbiamo portato un numero importante di attività e imprenditori agricoli che fanno attività agricola, che in questo periodo è il momento boom per le trebbiature e quant'altro. Quindi significa che il problema non è solo sentito a livello istituzionale, ma questo è un problema veramente sentito anche dagli agricoltori e credo che sia la cosa più importante di tutti la presenza in questa giornata di oggi. Naturalmente noi siamo un'associazione che tutela gli agricoltori, però bisogna prendere atto di una cosa e dobbiamo considerarla, il fatto stesso che il cinghiale oggi non è un problema solo per le attività agricole, ma è un problema per le strade, perché sistematicamente abbiamo danni con danni seri anche di morte agli utenti della strada. Abbiamo una peste suina che sta già avendo il suo percorso, che non attacca l'uomo, questo è vero, ma che comunque attacca la specie dei suini e quindi per noi significherebbe anche dei problemi a livello economico. E poi il contenimento credo che sia essenziale anche per gli utenti di chi passeggia, di chi cammina. Ce li stiamo trovando dentro i centri storici. Noi non andiamo contro nessuno, non andiamo contro gli ATC, nemmeno contro gli animalisti. Noi vogliamo solamente un contenimento come nei periodi degli anni 2000. Credo che sia la cosa più importante per il bene non solo degli agricoltori, ma proprio per il bene della popolazione. E questa mattina la Presidente della Regione Donatella Tesei e l'Assessore alla Sanità Luca Coletto, insieme al Direttore regionale Massimo Berganti e al Capo di Gabinetto Federico Ricci, hanno incontrato i segretari regionali di CGIL, CISL e UIL a seguito della richiesta da parte degli stessi sindacati di un approfondimento dei temi legati al bilancio sanitario e delle sue ripercussioni sul redigendo piano socio-sanitario Umbro. L'incontro è stato definito proficuo e costruttivo ed ha portato sia ad approfondire le cause storiche delle disequilibrio strutturale del bilancio della sanità umbra, sia a presentare quelle che sono le soluzioni che la Regione ha individuato, tanto immediate quanto di prospettive. È stata inoltre condivisa quella che sarà la strada da percorrere in merito al piano socio-sanitario, allo scopo di arrivare ad una proposta che sia partecipata e condivisa e che tra le varie azioni consenta di ottenere al contempo il massimo ed efficiente servizio pubblico al cittadino e la sostenibilità dei conti. E andiamo adesso a Terni, perché in occasione dell'iniziativa organizzata a Piedilucco dei 120 anni del sindacato dei metallurgici della CGIL, la segretaria generale nazionale della FIOM CGIL, Francesca Re David, ha parlato, tra le altre cose, anche dell'avvertenza relativa alla vendita di AST. Sentiamo le sue parole.
veniamo da 20 anni di assenza totale di politiche industriali in questo paese. In tutto il mondo c'è stata un'ubriacatura del mercato come regolatore, ma in Italia di più. Basti pensare che sul PNRR oggi, se parliamo con la Germania, con la Francia, ci sono tavoli al governo aperti costantemente sulla siderurgia, sull'automotive, e sanno esattamente dove vanno le risorse, in quale sito, hanno discusso e sanno dove andranno le risorse. Noi non sappiamo assolutamente nulla. Sappiamo che il governo sta discutendo di un piano nazionale sulla siderurgia, ma non certo con il sindacato, quindi non certo con i lavoratori e con chi li rappresenta. Sappiamo dell'intervento pubblico dentro l'Ilva, ma ancora non è stato perfezionato, il piano industriale non lo conosciamo. Sappiamo che Piombino forse c'è una cordata interessata, ma non sappiamo cosa significa. Su Terni sappiamo che è in vendita, che ci sono degli interessamenti anche di imprese italiane e che è considerato, diciamo, un punto, un sito strategico, ma non sappiamo assolutamente nulla come entra in questo piano siderurgico, quale sarà il ruolo e se ci sarà un ruolo dello Stato. Noi chiediamo che naturalmente si esca da questa condizione di mancanza di trasparenza e, fatemelo dire, anche un po' di disprezzo delle lavoratrici e dei lavoratori, di mancanza di rispetto, e che si utilizzi le competenze che i lavoratori hanno per costruire il piano siderurgico. Terni è strategica perché non c'è innovazione tecnologica e quindi non c'è PNRR senza la siderurgia, e non c'è ambientalizzazione dell'industria senza acciai raffinati, acciai speciali. Su questo non c'è ombra di dubbio, quindi Terni è assolutamente strategica. Noi chiediamo che si ragioni guardando al futuro e non alla finanza, e che il piano industriale abbia delle radici nel presente, ma che appunto riguardino il futuro del paese. Una bella storia arriva da Pantalla, quella della legatoria Tudert, un'azienda che stava per chiudere, fallire, che è stata invece rilevata dai 9 dipendenti che hanno formato una cooperativa e salvato l'azienda. A Lorisa mancano 6 anni per andare in pensione. Lei è la decana del gruppo, quella che brontola sempre, ma senza di lei non si poteva partire. Mauro invece è il più giovane, appena 30 anni, e quando gli hanno proposto di formare una cooperativa e rilevare l'azienda ha pensato: ma questi sono matti. Poi però si è fatto convincere e ora anche lui fa parte della nuova legatoria Tuderte, Workers Buyout, ovvero un'azienda salvata dal fallimento e acquistata dai suoi lavoratori, anzi in questo caso soprattutto dalle sue lavoratrici. La legatoria Tudertte nasce il 28 aprile del 2021 dopo un lunghissimo periodo di agonia, perché praticamente abbiamo vissuto un anno di cassa integrazione, perché purtroppo l'azienda precedente non ha avuto buon successo, poi anche a causa del Covid ci sono sorti dei problemi. E il 9 abbiamo deciso di rilevare l'azienda per la quale lavoravamo. Amiamo questo lavoro e così in 9 abbiamo deciso di rilevare l'azienda. Sembra che le cose vadano abbastanza bene, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, della nostra scelta, e siamo sicuri che andrà tutto bene. Siamo in un periodo di crisi cicliche, veniamo da una crisi purtroppo Covid che farà in modo che il 30% delle imprese purtroppo non vedranno il futuro, e quindi diventa ancora più importante questo strumento che consente appunto alle lavoratrici e ai lavoratori di mettersi insieme in forma cooperativa e di gestire l'impresa nella quale fino a poco tempo prima erano semplici dipendenti, quindi diventano imprenditori di se stessi. Per noi disperdere questo gioiello era un problema, perché appunto fanno un tipo di lavorazione molto molto particolare, soprattutto anche l'amore con cui quotidianamente operano nel proprio posto di lavoro. Andiamo adesso a Foligno, dove il sindaco Zuccarini è intervenuto per quanto riguarda l'ufficio postale di Sant'Eraclio. Mi sono prontamente attivato per quanto di competenza per chiedere e sollecitare nel più breve tempo possibile la riapertura dell'ufficio postale di Sant'Eraclio, considerando l'importanza strategica del servizio per quella che è la frazione più popolosa del nostro comune. Poste Italiane in questi giorni mi ha assicurato la riapertura dell'ufficio entro la fine del mese di luglio. Lo ha sottolineato in una nota il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. La risposta
porta la firma della direttrice della filiale di Perugia, alla quale avevo scritto, continua il sindaco, rappresentando i disservizi per i circa 6.000 residenti della zona, a seguito della chiusura dello scorso 13 febbraio, in seguito all'evento criminoso subito, ha proseguito il ancora Zuccarini, un segnale concreto che dimostra la particolare attenzione nei confronti di Sant'Eraclio. A tale proposito annuncia inoltre che è già in programma un incontro con il nuovo presidente della comunanza agraria per impostare un nuovo rapporto di collaborazione per il rilancio del territorio. Da Foligno al Lago Trasimeno, perché ha preso il via il quinto turno di distribuzione del prodotto larvicida biologico al Lago Trasimeno per il controllo degli sciami di chironomidi, insetti che non rappresentano un pericolo per la salute in quanto non pungono e non trasmettono malattie virali, ma che risultano molto fastidiosi per la popolazione residente e per i turisti. Gli interventi sono stati avviati all'inizio di giugno dal Servizio Controllo Organismi Infestanti dell'Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica della USL Umbria 1 e sono continuati trattando settimanalmente lo specchio lacustre. Fino ad oggi, contrariamente a quanto avvenuto in alcuni anni passati, non sono stati rilevati dagli esercenti delle attività turistiche particolari disagi causati da massive sciamature. Cambiamo adesso argomento, perché è stata presentata questa mattina l'edizione 2021 del Todi Festival. Ci spiega tutto Paola Costantini. È stato presentato questa mattina presso il Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia il programma della 35esima edizione di Todi Festival, kermesse di teatro, musica e arti visive, fondata nel 1987 da Silvano Spada, che si terrà dal 28 di agosto al 5 settembre 2021. Un festival che ha sempre rivendicato dinamismo, novità e freschezza e che conferma e rafforza il suo indirizzo verso opere inedite, debutti nazionali ed esclusive regionali, con la contaminazione tra generi quali teatro, musica, letteratura e arte contemporanea, proponendo tra gli altri spettacoli e incontri concepiti appositamente per determinati contenitori culturali cittadini. Sempre nell'intento di costruire un'offerta quanto più ampia e variegata, Todi Festival anche quest'anno non prevede repliche di spettacoli, presentando ogni giorno un programma diverso. Un dialogo costante tra passato e futuro, quindi, perfettamente rappresentati nel manifesto di quest'anno. È infatti lo scultore Arnaldo Pomodoro a firmare l'immagine che accompagnerà la promozione e lo svolgimento della 35esima edizione. Una serie ricca di appuntamenti attende il pubblico del Teatro Comunale ad aprire il festival sabato 28 agosto alle 21, il debutto nazionale dell'Inizio del Buio di Walter Veltroni, regia di Peppino Mazzotta con Giancarlo Fares e Sara Valerio. Alla sua quinta edizione Todi Festival torna con Todi Off, la seguitissima rassegna di teatro e danza contemporanei, orientata sin dalla sua nascita alla formazione di pubblico e artisti per un loro avvicinamento al teatro di ricerca. Gli spettacoli della rassegna Todi Off si terranno domenica 29 e lunedì 30 agosto e poi da mercoledì 1 a sabato 4 settembre alle 19 presso il suggestivo Nido dell'Aquila. Sono ben quattro gli appuntamenti tra masterclass e laboratori in programma presso lo splendido Palazzo del Vignola. Dal 30 agosto al 3 settembre Francesca Della Monica condurrà la voce scenica, che avrà come tema l'esplorazione dell'azione vocale in relazione allo spazio scenico e alla sua gestualità come fenomeno antropologico e performativo. Nome che fa onore alla città di Todi e che chiaramente accogliamo con grande piacere insieme a tutti gli altri protagonisti del festival, un festival che raggiunge la sua 35esima edizione, un manifesto già presentato, quello di Arnaldo Pomodoro, che chiaramente dà lustro a questo evento culturale, ma soprattutto una programmazione sempre vivace, si parla sempre di debutti, primi nazionali, partiremo con l'Inizio del Buio di Walter Veltroni e poi saranno susseguirsi di iniziative, di eventi molto molto interessanti. E la finale degli europei di calcio che l'Italia giocherà domenica contro l'Inghilterra fa cambiare anche il programma del Festival dei Due Mondi di Spoleto. Gli organizzatori hanno infatti deciso di anticipare l'orario del concerto conclusivo per permettere al pubblico di assistere anche alla partita. La serata avrà quindi inizio alle 18.30 anziché alle 20.30 con la cerimonia di consegna del premio Carla Fendi a Marina Mahler e Carol Lewitt. A seguire Antonio Pappano dirigerà l'orchestra dell'Accademia
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in un programma che guarda alla relazione tra due mondi, Oriente e Occidente, e alle reciproche ispirazioni e suggestioni. E noi ci ritroviamo tra pochissimo con la pagina sportiva, con le immagini del primo allenamento del Perugia Calcio, ma parleremo anche di Ternana, di Gubbio e anche di tennis. A tra poco! Dal 1980 SISAS è un'azienda leader nel settore della segnaletica e della sicurezza stradale. SISAS offre una vasta gamma di prodotti che vanno dalla segnaletica ai sistemi di monitoraggio del traffico e della mobilità. Visita il nostro sito sisas.it o mandaci una mail a info@sisas.it. La sicurezza di chi circola sulle strade è la nostra priorità. SISAS, la strada è la nostra passione. Pizzeria Ristorante Il Maghera, aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Con la sua ampia scelta di piatti genuini e gustosi, vi offre la possibilità di poterli gustare anche nell'ampio spazio all'aperto. Pizzeria Ristorante Il Maghera. Vi aspettiamo a Perugia, in via Pietro Soriano. L'Azzurra Trasporti opera con grande efficienza, professionalità e qualità a livello nazionale ed internazionale nel fornire servizi di trasporto merci, trasporto materiali recuperabili e trasporto cavalli sportivi. Una passione che ci contraddistingue da oltre 40 anni. Affidabilità e sicurezza sono la nostra forza. Ci trovi a Bastia Umbra, in via Brufa 3. Vuoi regalare alla tua casa il massimo del comfort e dell'eleganza? Scegli le finestre forti infissi, alta efficienza, design unico e realizzate 100% in Italia. Shabby, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti infissi ha una finestra per ogni tendenza. Oggi, grazie agli incentivi Ecobonus, Forti Infissi ti riconosce uno sconto in fattura immediato del 50% e non dovrai attendere 10 anni per recuperare le detrazioni fiscali. Ti aspettiamo in totale sicurezza nei nostri showroom a Perugia, Foligno e Arezzo. Prenota subito un sopralluogo con preventivo gratuito. Regalati un prodotto unico come una finestra Forti Infissi. Ora più che mai, scegliamo prodotti italiani. Scegliamo di essere forti insieme. AIRE, esperienza, professionalità e competenza sono le nostre parole d'ordine da oltre 20 anni. AIRE, azienda leader nel settore farmaceutico, sempre vicina ai suoi clienti, con la distribuzione nelle farmacie di tutta Italia di dispositivi di protezione individuale made in Italy, tessuti e colori certificati e di alta qualità. Da oggi vicina anche a tutte le altre realtà commerciali. Consegna in 24-48 ore e per tutti i telespettatori di TEF Channel sarà applicato anche un grandissimo sconto. Contattaci su vendite@airesrl.eu e allo 0742 22 925. AIRE, serietà e competenza, perché la salute è importante. Pagina sportiva che apriamo parlando di Perugia, perché è iniziata proprio oggi la stagione 2021-2022 del Grifo. Vediamo le immagini di Leonardo Cesaroni proprio realizzate pochi minuti fa all'antistadio. Alle 18 è cominciato il primo allenamento della stagione per il Perugia. Presenti anche i tre nuovi acquisti, Mirko Carretta, Leandro Cicizzola e Marcos Curado, che sono le cui ufficialità degli ultimi due sono arrivate proprio nella giornata di ieri. Vediamo qua l'arrivo del neo tecnico Massimiliano Alvini e del suo staff tecnico proprio all'antistadio davanti al Curi. Questa mattina c'è stato il ritrovo presso Pian di Massiano di tutti i tesserati che hanno svolto i tamponi di rito e i test sierologici per poi svolgere del lavoro in palestra e, come vediamo, poi trasferirsi
all'antistadio dove hanno svolto il primo allenamento della stagione. Come detto, ci sarà un po' di Argentina nel Perugia 21-22, visto che proprio ieri sono arrivate due ufficialità a sorpresa, quella dell'estremo difensore classe 90 Cici Zola e del difensore classe 95, difensore centrale Marcos Curado. Entrambi hanno firmato un contratto che li lega al grifo per un anno, Cici Zola un anno con il diritto di opzione per un'ulteriore stagione, invece per il difensore un anno con obbligo, prestito con obbligo di riscatto. Il nuovo portiere biancorosso, nato a San Justo in Argentina, arriva dall'FC Cartagena, club di seconda divisione spagnola. Cici Zola nella sua carriera ha collezionato 126 presenze in Serie B con la maglia dello Spezia e 48 nella Liga Spagnola con Las Palmas e Getafe. Proprio con il Getafe ha avuto la possibilità di giocare anche l'Europa League prima del trasferimento nel calcio europeo avvenuto nel 2014. L'Argentina ha indossato anche per 31 volte la prestigiosa maglia del River Plate. Marcos Curado, sempre argentino, è arrivato invece dal Genoa, difensore centrale all'occorrenza adattabile anche a terzino destro, è cresciuto nella squadra argentina dell'Arsenal FC per poi approdare al Genoa nel 2018. Le club di Preziosi lo ha girato in prestito per 2 anni al Crotone, dove ha contribuito alla promozione in Serie A nella stagione 2019-2020. L'ultimo campionato l'ha invece disputato con la maglia del Frosinone, collezionando 16 presenze nel campionato cadetto. Continuiamo a vedere le immagini del primo allenamento di oggi, come detto presenti anche i 3 nuovi acquisti. Per quanto riguarda il programma della settimana, domani previste le visite mediche e di test atletici, mentre nel pomeriggio, questa in mattinata, nel pomeriggio alle 18 seduta di allenamento sempre all'antistadio. Sabato invece è prevista una doppia sessione alle 9.30 e alle 18. Domenica 11 infine verrà diramato l'elenco dei calciatori selezionati per il ritiro di Pieve Santo Stefano, che lo ricordiamo parte lunedì 12 luglio. E parliamo adesso di tennis. Prima di tornare a parlare di calcio con la Ternana ed il Gubbio, facciamo un salto proprio al Tennis Club Perugia, dove Salvatore Caruso ha conquistato l'accesso ai quarti di finale degli internazionali di tennis dopo aver battuto in 2 set il connazionale Francesco Forti. Salvatore Caruso, testa di serie numero 1 degli internazionali di tennis, città di Perugia, Gima Tennis Cup Memorial Alfredo Mignini, batte Francesco Forti con un doppio 6-4 e avanza nel tabellone della competizione sportiva. Sul campo centrale del Tennis Club Perugia, da sempre la splendida location che ospita il torneo, il giocatore Diavola, protagonista di una partita non proprio entusiasmante, congeda il giovane romagnolo che ai sedicesimi aveva battuto in 3 set Andrea Collarini. Avanza ai quarti anche la testa di serie numero 7, Cheverì, che dopo una bella battaglia la spunta comunque in 2 set sullo svizzero Stricker, che però avanza nel doppio con Sacco dopo aver battuto la coppia italiana formata da Bonadì e Bortolotti. Nel derby fra la wild card Flavio Cobolli e Filippo Baldi, alla meglio il giovane Capitolino che vince in 2 set 6-2 e 7-6. Cobolli è poi impegnato anche nel doppio in coppia con il ventenne perugino Francesco Passaro. I due non sfruttano i match point a disposizione nel tie-break decisivo dell'incontro e perdono 12-14 contro Zeballos Vervort. Dalle qualificazioni ai quarti è il percorso fino a questo momento del bosniaco Fatic, che non proprio senza fatica si impone sul bulgaro Kuzmanov. Claveri Ricca in doppio, infine, battono la coppia più accreditata formata da Gonzalez e Johnson. Inizia la preparazione anche per la Ternana, proprio nella mattinata di oggi. Lucarelli e i suoi si sono ritrovati nel ritiro di Tirrenia. Intanto l'amichevole di lusso contro la Roma è stata anticipata a domenica 18 luglio. Vacanze finite per le fere che oggi iniziano il pre-ritiro presso il centro di preparazione olimpica del CONI di Tirrenia, dove i rossoverdi si tratterranno fino al 24 luglio, quando poi si trasferiranno ad Acquasparta per proseguire la preparazione.
tutti convocati coloro che sono sotto contratto. Novità nello staff tecnico, dove si conferma l'ingresso di Alessandro Conticchio e anche del nuovo preparatore atletico Federico Rognini, che affiancherà il professore Alberto Bartali. Intanto, a proposito dell'amichevole di lusso contro la Roma di Mourinho, è arrivato anche l'annuncio ufficiale della società capitolina, con però un cambio di data. Roma Ternana si giocherà infatti a Trigoria domenica 18 luglio e non il 25, come era stato ipotizzato la scorsa settimana. Sul fronte mercato, il DS Leone continua a lavorare per portare a Terni l'esterno classe 99 Cristian Capone, di proprietà dell'Atalanta. L'ex Perugia e Pescara ha a suo malgrado collezionato due retrocessioni nelle ultime due stagioni, ma la società rossoverde crede nelle potenzialità e nella voglia di riscatto di Capone. Per quanto riguarda il portiere, la Ternana starebbe portando avanti la trattativa per Alberto Paleari col Genoa, trattativa che sembrerebbe essersi sbloccata con il sì del giocatore ai rossoverdi. Il problema principale rimane però il cartellino. Parliamo adesso di Gubbio. La società del patron Nutari ha comunicato che a partire dalla data odierna il signor Massimiliano Grilli, il nuovo dirigente, ha detto agli ufficiali di gara. Nato a Roma nel 69, Grilli è stato assistente internazionale dalla stagione 2007 alla stagione 2013 ed ha collezionato 12 stagioni nella massima serie, disputando 171 gare in Serie A e 72 in Serie B, dirigendo nel 2011 anche la finale di Supercoppa Italiana a Pechino tra Milan e Inter, oltre a circa 90 incontri in campo internazionale, e ricoprendo poi il ruolo per 5 anni di dirigente, ha detto agli ufficiali di gara nella Cremonese. Sono molto felice e onorato di far parte di questo club che rappresenta la mia città e mi metto da subito a disposizione della società con la convinzione che lavorando tutti insieme riusciremo ad innalzare sempre più la professionalità di questo club, regalando a tutti i tifosi le soddisfazioni che meritano. Queste sono state le prime parole rosso-blu di Massimiliano Grilli. Sul fronte mercato, intanto, continua la trattativa per portare a Gubbio Andrea Saraniti. Per l'attaccante del Palermo sarebbe pronto un contratto biennale fino a giugno 2023. Ed è tutto anche per questa seconda edizione del telegiornale dell'Umbria di TEF Channel. L'informazione tornerà puntuale domani alle 13:30. Buona serata.